Giornata complicata quella odierna per coloro che devono spostarsi in treno a causa dello sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia, Trenitalia T-Per e Trenord. Le sigle sindacali hanno proclamato l'agitazione dalle ore 3 di oggi alle 2 di lunedì 17 giugno e non ci sono fasce di garanzia. Si fermano le frecce, gli intercity e i regionali. Prima di mettersi in viaggio, dunque, è meglio provare a capire se il treno subirà cancellazioni oppure ritardi. Trenitalia avverte in una nota che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni anche prima o dopo lo sciopero. Per informazioni e supporto è possibile contattare il call center 800 89 2021. L'azienda di trasporto fa sapere anche che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque a destinazione finale, se raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Dopo un'ora i treni possono fermarsi anche prima di aver raggiunto la destinazione finale. Chi intende rinunciare al viaggio può chiedere rimborso fino all'ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce, fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti. Inoltre, l'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all'ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce, fino alle ore 24 del giorno antecedente allo sciopero stesso per i treni regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.